Buongiorno! Mannaggia, che... no. Strappa di coglioni! Buongiorno! No! Meosa, che giusto c'ho un marchese! Ah! Ma... te dico io! Buongiorno! Fammi il piacere, vattene! Subito incazzato live! Amore mio, è pronta? Tutta bella arrossettata, eh? Quella è un cane arrabbiato, già di prima mattina. Ancora, che maleducato. È vero, noi siamo educati. Ma ci con Cialis. Davvero, stiamo zitti, ci vuole, bisogna stare zitti. Bollo, bollo. Sarai. Da, bella, bella. Grazie Federico, mi hai fatto rivivere mio figlio, guarda. No. Sì. Ieri quando salì con le scale mi ha preso a piangere. Davvero? Ricordavo quel giorno. Dai, questi giorni ci divertiamo. Andavamo al mercato, mi dice, facci tu a fare che vanno a fare. Sì, un fuori programma, ma da noi succede così. Mi sono emozionato anch'io, però bene dai, partiamo bene. Questi due giorni saranno veramente belli. Sono quelle cose che, ecco, vengono in diretta, boom, bam. Però, ecco, sono le emozioni che vi parlo sempre, che vi dico sempre, raga. E vabbè, via, adesso sto prendendo Nicoletta e Filiberto e poi si va. Vabbè, se sono diversi... Quello me l'ha fatta un de pulire. Sei carico o no? Sei carico? Vai, la cristoteca. Messo dalla Madonna. Fai porca! Mentre hai fotografato la Madonna. Sta pieno. Il c'è anche Padre Spio, guarda come spia da dietro. Guardalo che occhi. Padre Spio, eccolo, guarda come sei nascosto Padre Spio, appena l'ho chiamato, guardalo. Guarda Padre Spio come sei nascosto. Guarda come sei nascosto da solo. Qua tutti al completo! Oh no, sei carico no! Oh no, sei carico, fa sentire il cincillato. Oh, fermo, te, scendo. No, le minacce. Sei manco partito. Stalle delle vacche, delle bestie. Ma c'era una puzza di merda. Come mai? Era un disastro, ma sentisti, la mattina non si campava. Che bei discorsi. Filipe, sta nevicando, prando gli sci. Guarda, incredibile a giugno. Siamo mettendo i sci. Ski pass, tutto aperto. Secondo me stanno aspettando nonno Faustino che mette il parmigiano sulla pasta. Sì, guarda. Com'è o no? Eh? Vabbè. Com'è? Bene. Ti piace? Sì, ti piace. Le dormi che fa. Bacetto. Sei contento? Andrea, sei contento? Guardate che bello, ragazzi. No, è da di Forza Inter. Forza Juve. Sì, Ardil, Forza Juve. Che bello, ragazzi. Stare qui con loro per me è fantastico. Già discorsi su discorsi, cioè, guardateli. Che è stata a discute? Stiamo parlando di edilizia. Ah, l'edilizia? Top. Sì, edilizia. No, la scala cucina ci vorrei a casa nostra. Mo la portiamo, sgancela. Sgancela. Sganciano la scala solo, anche una scoreggia. Scoreggiato, guarda come ride. Ha fatto una scoreggia. Si sta da cagare addosso. Ha sganciato. Solo che il dottore mi ha detto che le devo. Allora l'ha messo anche. Ha sganciato. Dov'è? Dove deve pericolare? Sotto gli appartamenti. Hard. Che sganciata, cara. Che sganciata. Anna Maria Nono Faustino, benvenuti in Fattoria di Celli. Guarda che bello. Grazie. C'è sto posto. Molto, sei contento? Ma per arrivarci. Vabbè, però siamo arrivati, l'importante è arrivare. Attenzione, fa un bel passo. Perché Andreone... Ti nella giornata, c'è anche Lapo, grazie mille Lapo, numero uno.
guarda come sfoglia, risfoglia. Guarda, guarda, quando, si, quando sente l'odore di mangiare arriva loro, perché chiaramente, eccolo, scrocchella, 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 eccolo. Attenzione, i classici 50 grammi di pasta, mi raccomando, 50 grammi, eh? Oggi nevica il tartufo. Nevica il tartufo. 50 grammi, mi raccomando. Vedelo, eccolo, vai. Lui in piatta, io passo. Passa, startufeggia. Mamma mia, questa è la catena, oh, mamma mia, vai, vai. Vai, vai, vai. Dai, che sennò la gente aspetta, vai, vai. Incredibile, ha nevicato anche sul tartufo. Ma come mai, oh? Oh no, oh no, un po' tocchi il cincillà, Filippo. No, no, bellissimo De Roma. Il bello De Roma. Andrea. Ma nevica? Va, vai, vai, come si mette? E Andrea nevica, nevica! Nevica, nevica! Nevica, passo, tutto quanto. Vai, 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 Andrea. Tutto quanto, schizzi, passo. Va piano. Guarda, tu sono belli. Fate il bagno? Belli. Eh? Che coppia. Cazzo ridi. Anche noi siamo una bella coppia. Sì, siamo una bella coppia. ci manca questa poi almeno. Guardate Andreone che... Guarda che suite Andreone. Che bella suite. Ma quanto è bello, vedete, felice, sei contento? Grande Lapo. No, oh, ma il bello deve ancora venire, lo sai, no? Che bello. Allora, con le donne come tocca fare? Mai dormito da solo su una suite? Quanto è contento? E mai dormito o no da solo? Sei contento o no? Grande Andrea, sulla, questa è tutta la tua. Divertiti. È arrivato anche il gelato. Anche il gelato. Che bello, limone. Fragola, fiori di latte, yogurt, crema, nocciola. Allora, uno piccolissimo. Solo coppetta. Che grande. Solo il gelato mangi adesso? Quanto? Guarda un po'. Ma ti è mai capitato di prendere il gelato dal camioncino così? No. Sei contento? Incredibile. Com'è Filippo? Gli ha detto Faustino da quello, tira giù ste gambe, è ora che stai gambe dritte. No. E invece è una statua. È una statua. E dico, falla sta cataratta. Falla sta cataratta. Quattro ore che stanno chiacchierando sulla sedia. Del tinterolo, quel tinterolo di tinterolo. Piccole rocce. E quello serve per correggere gli altri vini. No, io. Incredibile. Guardate che bello, ragazzi. I più belli, ragazzi, lo dico sempre. Ma annoio. Comunque domani uscirà il tutorial del balletto su YouTube, la canzone sta pieno, ma soprattutto venerdì, ragazzi, uscirà il video ufficiale di sta pieno, ragazzi. Andatela a vedere, pazzesco, io già l'ho visto e ce l'ho qua, lo vorrei mettere tanto perché è fenomenale, bello, 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 mi è piaciuto, è stato super divertente e niente, vi auguro una buona serata, ricordatevi di queste cose. Sempre a sedere sul tavolo, Filippo? Sì, però guarda, c'ha il bombo. Guarda che rosato toscano, Sbornella show. Eccolo, le sommelier. Sommelier con le biberon del bambino. Questo è per voi. Le biberon? No. Ma che vuol dire se vabbè, se ha passato sta pieno calore, no? E quindi cuoci prima di qua, dopo la girano e cuoci dentro. Ecco, c'è anche il cuoco, incredibile. Sì, per muovere, ma davvero? No, vabbè. In Toscana si dice che sotto le quattro dita è carpaccio, che è quello che state mangiando. Ok, ok. Sotto le quattro dita è carpaccio. Sì, sì.
Mi sembra così, fate grandissimi, fate, ragazzi. Fate, a quanto deve arrivare il termometro? 36 gradi. Vai. Chi è un Andreone versione Ossone? Vai. Spellucca, come si spellucca? A macchinetta, vai. Vai. Come quando c'è la macchina da scrivere, vai. Come fa il piragna? Come fa il piragna, oh? Guarda quelle mani, Andrea. Tu che sei così bello, hai fatto il briccone, giù il briccone. E dai. Bello, che bello la famiglia. Era un po' freschino, se ne sono messi dentro. Non il fotografo. Guarda, allora magna il dolce un'altra volta. Magna, che sei bello. Pensa quando saremo vecchi. Io già mi sento. Quando saremo vecchi, Filippo? Già. Andreone con i capelli bianchi. Si vede tutto scuro. Domando, i vecchi quando vanno a dormire? Quando vanno a dormire i vecchi? Parla con te, eh? Andiamo a dormire? Domani ti svegli a mezzogiorno un'altra volta, eh? Mi sveglio quando mi pare. Ne hai capito allora? Vuoi dormire? Loro là, eh. Guarda. Buonanotte, eh? Ragazzi, fate piano che... Cioè, la musica bassa, eh? Che spettacolo, ragazzi. Potevo chiedere di più.